La mucillagine purtroppo ha creato pesanti problemi e danni economici agli operatori del turismo balneare e della pesca ed è per questo che già il 15 di luglio abbiamo depositato un atto in Consiglio regionale firmato da tutto il gruppo consigliare del PD Marche con cui chiediamo alla Giunta Acquaroli quattro precise azioni urgenti, una ricognizione del fenomeno ma soprattutto di valutare lo stato di calamità e anche ristori urgenti oltre che a pianificare immediatamente azioni future di prevenzione. In particolare mi preme evidenziare la necessità di ristori perché la Regione deve avere un fondo per le emergenze. Non è un paragone adeguato quello con la pandemia Covid, ma giusto per ricordarlo ci sono già dei codici Ateco delle attività economiche che avevano beneficiato dei ristori e che anche in questo caso potrebbero essere comunque considerate per ristori immediati, visto che hanno subito pesanti danni. Penso ad esempio a tutti i pescherecci che non solo sono stati costretti a fermare l'attività di pesca a causa della mucillagine, ma hanno anche avuto danni permanenti alle imbarcazioni, alle reti, ai motori e a tutto il meccanismo dello stesso peschereccio. Quindi è necessario intervenire, dato che proprio la Regione ha questa responsabilità e questa competenza con un fondo apposito per le emergenze. L'interrogazione è già stata depositata a luglio e ci auguriamo una risposta immediata.